Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby. Oggi voglio copiare un format, ovvero fare una reaction alla canzone nuova di Lady Gaga. Io non ve l'ho mai detto sinceramente perché io non mi sono mai occupato tanto di musica. Tra l'altro poi con questa inquadratura mi fa vedere tutti i difetti del viso. Vabbè, comunque io adoro Lady Gaga, ovviamente poi se volete vi parlerò dei miei gusti musicali e stavamo attendendo con ansia la nuova canzone. Ovviamente lei si stava dedicando ad altro, ha fatto American Horror Story, non capisco. Sto morendo, scusate. Non capisco come le cantanti poi si debbano dedicare al cinema piuttosto che alla serie televisiva. Cioè, se fai la cantante, fai la cantante. Secondo me, vabbè, però uno nella vita è libero di fare quello che vuole. Comunque, alla fine, attesissimo di qua e di là, eccetera, eccetera. E volevo ascoltare la canzone con voi, con queste cuffie. Con queste cuffie. Sembra la versione Gaia di Favij. Ah, si allungano anche. Io queste qua non le uso mai, sinceramente. Ma stanno su, spero che stiano su perché. Sì, è un format che sto copiando palesemente da Barbie Xanax. Quindi, Barbie cara, se mai guarderai questo video, sappi che. Non ci va. Ma stanno su. Ti pagherò volentieri i diritti. Ecco. No, che brutto. Io queste cuffie qua, anni 90 style, le odio. Scusate, adesso mezz'ora per mettermi sulle cuffie. Ecco, ovviamente c'è il copyright, vi lascerò da qualche parte il link e vedremo. Adesso non stanno su le cuffie. La canzone è Perfect Illusion, vediamo com'è. L'intro non è male, eh. Fa molto anni 90, anni 80 l'intro. Non è male. È orecchiabile. No, vabbè, mi ricorda molto la canzone degli anni 80. Cioè, il ritmo è un po' quello. Tutto sommato è carina, cioè è orecchiabile. Guarda, la parte rappata circa. Sì, non è male, però per canzone del ritorno mi sembra un po', insomma, mi avessero aspettato di meglio, eh. Ma che la voce poi sembra. C'è la voce a sembrare anche lei. Allora, devo dire che la canzone è abbastanza orecchiabile, anche se dà, secondo me, dei rimandi delle canzoni degli anni 80, non so, sì, ha un ritmo molto anni 80, secondo me. Allora, trovo che, non lo so, la voce, ma è lei, cioè non sembra neanche lei, sinceramente,
in questa canzone, non lo so, sinceramente l'ho trovata molto sottotono. Cioè, se fosse stata una canzone che lei avesse fatto, che ne so, in altre circostanze, ok, ma come la canzone del rilancio, ma assolutamente no. Cioè, sì, ok, è bella, però è abbastanza deludente, dai, vi prego, cioè. No, cioè io mi sarei aspettato, che ne so, una canzone come, che ne so, Bad Romance, o come Alejandro, quelle erano proprio toste come canzoni, anche Love Game, cioè molto, molto strong. Questa mi sembra molto, un po' soft, ballabile, però non lo so, non mi sta convincendo, cioè boh, non mi ha convinto. Devo vedere come si chiama, che roba, il videoclip. Qui c'è solo la canzone, vabbè, c'è lei che è vestita con questi shorts strappati e praticamente in aria, messa così. Però non lo so, è abbastanza deludente. Ripeto, la canzone comunque non è male. Però come rilancio, assolutamente no. No, no, zero, zero, zero alla zero. Bene, spero che questa tipologia di video, sembro anche un po' un deficiente così, un pochino tanto deficiente. Sto facendo le foto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa ascoltate, se amate anche voi Lady Gaga, insomma. Fatemi sapere un po' voi. Queste cuffie non mi piacciono. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Comunque, a Lady Gaga, hai toppato. Non dovevi andare a fare Americano Horror Story, devi continuare a fare la cantante. Bene, il video è finito e io vi rimando al prossimo video. Ciao!